Eccoci qua. No, io intanto stavo riflettendo fuori onda con Daniele Tronco qui con noi, che io proprio non sapevo neanche esistesse, questo sportello sociale che dà un sacco di informazioni, di orientamenti, di indicazioni, poi ovviamente il pubblico deve risolvere le questioni perché poi i soggetti coinvolti, gli agenti coinvolti, qui richiamo in causa Nicoletta Biancardi, sono il pubblico. Cioè non è che lo Certo. fate voi direttamente del No, sindacato, voi no. date delle indicazioni, delle informazioni che sono importantissime perché se uno non sa dove sbattere la testa, non sa di avere dei diritti o delle possibilità o dei bonus, ma chi va a chiederli? Quali sono quindi gli agenti, i soggetti coinvolti? Vediamo la slide di supporto. E così, ecco, io ci tengo a dire, non so se me ne sono dimenticata prima, ma è molto importante, cioè, no, lo sportello sociale è un ponte tra il cittadino e la pubblica amministrazione, gli enti. Noi non ci vogliamo sostituire nessuno, ecco, vogliamo essere dei facilitatori, questo è importante dire, insomma. Quindi questo è il nostro compito, far capire alle persone i propri diritti e eventualmente aiutarli per seguire, diciamo, quel tipo di prestazione. Quindi i soggetti coinvolti sono sicuramente l'assistente sociale del comune o dei comuni, è una figura importantissima e quindi trovare con lei o con lui il dialogo giusto è importante. Noi lo abbiamo visto anche nella conoscenza reciproca, ci scambiamo naturalmente non solo delle buone pratiche, delle informazioni molto importanti, ma a volte si risolvono anche dei casi molto delicati. Quindi è importante Chiaro. avere, diciamo, ecco, un buon rapporto in questo caso con gli assistenti sociali, gli assistenti sociali, medico curante, che spesso è colui o colei che giustamente stila e redige un certificato medico, ma piuttosto che nell'impegnativa di cura domiciliare si ha bisogno di una scheda, che viene chiamata scheda SVAMA, si chiama così tecnicamente, E che dove quindi lo vengono fa il messi dei medico. punteggi. Esatto, e quindi bisogna parlare con il medico, piuttosto che l'ULS, perché a volte ci sono anche qui dei casi particolari o interpretazioni anche di delibere regionali, di cui magari abbiamo bisogno anche di capire non solo l'interpretazione, ma a volte anche noi dove si va a fare questo tipo di domanda, che cosa bisogna fare, insomma, Certo. praticamente di avere un canale aperto con l'ULS, soprattutto con la dirigenza, in questo caso dei servizi sociali. CAF e altre organizzazioni sindacali, si intende, allora il CAF, il nostro servizio fiscale, organizzazioni sindacali vuole essere il nostro patronato INCA che ci supporta anche per altre pratiche, ma soprattutto tutte le categorie, diciamo, della CGIL dei lavoratori attivi, perché noi quando parliamo di sportello sociale spesso pensiamo agli anziani, è vero. Molti anziani lo frequentano, ma spesso anche le famiglie degli anziani, Chiaro. soprattutto se non sono autosufficienti, per cui abbiamo bisogno di avere anche un rapporto costante anche con le categorie degli attivi. Perfetto. Associazioni di categoria, o meglio, volontariato e culturali, perché spesso sono coloro anche che ci portano o ci accompagnano persone che magari non ci conoscono. Quindi ecco, questa è una, possiamo dire, una rete sociale che si è sviluppata con lo sportello sociale, ma ancora più fortificata in tempo di pandemia. Ecco, non dimentichiamoci che la pandemia, da una parte, ci ha permesso di studiare bene il nostro territorio, i nostri bisogni, dall'altra parte, ci ha messo anche alla prova con tutti questi soggetti, questi attori sociali Che diventano istituzionali indispensabili, però bisogna per poter attivarli. fare Io interrompo un giustizia. attimo dalla parola adesso a Daniele Tronco, poi torneremo per quanto riguarda la zona del Polesine. C'è un osservatorio, Daniele Tronco, a questo riguardo, che è stato attivato tra le altre cose. Di che cosa si tratta? Sì, allora, noi abbiamo preso in carico questa situazione e come prima azione abbiamo attivato un osservatorio sui bisogni sociali. È un osservatorio istituito dallo SPI nazionale che tende a monitorare le persone che entrano nelle nostre sedi. Noi abbiamo una cinquantina di sedi, una novantina di collaboratori sul territorio in provincia di Venezia e accedono alle nostre sedi migliaia di persone. Adesso basti pensare che questo osservatorio lo stiamo ancora costruendo in circa metà delle nostre leghe, ma nella metà dove l'abbiamo già consolidato, abbiamo registrato dall'inizio dell'anno ai primi di giugno circa 8.000 schede di persone che sono entrate
e ai quali abbiamo rilevato, diciamo, il loro bisogno Quindi capire quali sociale, sono i quali bisogni che sono i loro hanno. bisogni. E questa cosa qua ci ha aiutato a capire quali sono, diciamo, quali sono le richieste che vengono dalle persone. Allora, diciamo che il nostro core business, come si dice, rimane il tema della previdenza. Cioè, molte delle persone che entrano, sia lavoratori attivi, ma soprattutto pensionati, ci chiedono informazioni o, qua, o per arrivare alla pensione, e quindi li mettiamo in rapporto con l'INCA, con il nostro patronato, sindacale, oppure se pensionati, il controllo delle pensioni. Chi ci segue da un po' di tempo sa che noi circa il 30% delle pensioni che controlliamo hanno dei diritti nascosti, li chiamiamo così, che come ha detto prima Nicoletta, anche sui bisogni sociali, sono nascosti perché la gente non sa di averli. Ah, è quello il problema. E quindi diciamo, li scoviamo attraverso un'azione, una tutela che facciamo nei nostri recapiti. Però anche con una certa sorpresa, cosa abbiamo visto? Che il top dei bisogni, per esempio in provincia di Venezia, di quelli registrati, allora ho detto 8.000 dall'inizio dell'anno adesso, ma l'anno scorso ne avevamo fatti 16.000 di queste Certo, schede, quindi insomma siamo tante. sull'ordine ormai di 20-25.000 schede rilevate. Il top dei bisogni, sa cos'è? È lo SPID, il fascicolo Non so sanitario, perché me ne il immaginavo. cambio e la scelta del medico di base, poi c'è l'indennità di accompagnamento. Al terzo posto c'è poi le pratiche di natura previdenziale, le pratiche di Dovrebbero natura essere il primo posto, fiscale, viceversa, è quello eccetera. che danno per scontato Perché qui invece. c'è un tema di carattere generale che noi chiamiamo, cioè noi lo definiamo anche un tema di democrazia e di partecipazione, perché l'avanzare della digitalizzazione pone un problema serio di democrazia, perché oramai anche l'esercizio di alcune funzioni di democratiche di base è legato alla conoscenza dei sistemi digitali, tant'è che abbiamo attivato nelle nostre 16 leghe, tutte le leghe, corsi di alfabetizzazione digitale e di sostegno alle persone anziane per sapere come si usa il smartphone, che ormai è in mano all'80% degli anziani. Abbiamo fatto una ricerca a livello nazionale, abbiamo visto che, per esempio, mediamente lo smartphone, il telefono smartphone, è in mano a più dell'80% delle persone anziane, arrivando a percentuali insospettabili, cioè il 60% degli over 80 ha in mano uno smartphone che gli serve anche per comunicare con i figli. Quindi c'è un tema di come si usa. E poi adesso pensate solo alla conoscenza del fascicolo sanitario. Io, se conosco il mio fascicolo sanitario, ho ben presente anche tutte le visite che ho, per esempio, in Ma che cos'è sto attesa. fascicolo sanitario? Fascicolo sanitario è uno strumento che le USL hanno messo a disposizione dei cittadini. Tutti i cittadini si registrano nel sito delle USL e accedono alla propria banca dati sanitaria. Quindi c'è il tema delle ricette, se uno ha bisogno delle ricette. Non serve più andare direttamente dal medico, la stragrande maggioranza dei medici le carica in Sì, questo strumento e tu vai a cui direttamente accede in la farmacia, farmacia e in esatto. farmacia ti puoi scaricare le medicine, ma hai la conoscenza della tua situazione, di tutte le visite che hai fatto da un certo numero di anni in avanti, quando sono state caricate le radiografie, le TAC. Tutte le cose che hai fatto e tu le puoi vedere, diciamo, le puoi tenere, monitorare. C'è anche un tema legato alla prevenzione, alla Eh conoscenza, alla sì, infatti. prevenzione. Sono strumenti che oramai sono, diciamo, molto importanti per la vita dei cittadini. Questo ci chiedono le persone quando entrano Infatti è vero. nelle nostre sedi, come lo SPID, insomma, accedere alla pubblica amministrazione oggi o attraverso la carta d'identità digitale o attraverso
appunto lo SPID o altri strumenti di questa natura, diventa indispensabile, per esempio, se vuoi controllare il tuo cedolino della pensione, Esatto. perché la pensione non ti arriva più a casa No, infatti. il cedolino. E noi abbiamo, per esempio, una questione molto seria che è legata agli indebiti previdenziali. Quindi diciamo che l'osservatorio ci ha consentito di avere e di statisticare, insomma, di avere la conoscenza di un fenomeno che già sapevamo essere Certo. presente, ma oggi abbiamo anche contezza della dimensione vera dell'accesso di queste persone. E nelle nostre sedi questo è un lavoro che facciamo oramai in modo abbastanza strutturato attraverso i nostri volontari. Che è importantissimo. Poi Poi c'è entreremo. si potrebbe anche approfondire, per esempio, c'è una diversità tra le richieste che fanno le donne rispetto alle richieste che fanno i Vero. maschi, c'è una differenza tra le richieste che fanno appunto i giovani, giovani intendendo tutta la platea dei lavoratori dipendenti che Sì. vengono alle nostre sedi rispetto agli anziani. Cioè, e si può intersecare molto questa analisi dei dati per capire anche i bisogni che attraversano questa Sì, società. infatti questo è estremamente interessante, tra l'altro dà uno spaccato della società molto molto importante, secondo me. Allora, adesso abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità parliamo della situazione del Polesine e quella di Venezia, nello specifico nel tempo che ci resta. Quindi pubblicità, restate con noi, a tra poco.